I presupposti. Un altro filtro che potrebbe deformare la verità sono i nostri presupposti. Cosa sono i presupposti? Il dizionario ne dà questa definizione. Ciò che si presuppone, presupposizione, congettura, ipotesi. I termini congettura e ipotesi ci fanno immediatamente capire che i nostri presupposti potrebbero essere giusti, ma anche sbagliati. Tutti noi abbiamo dei presupposti che ci accompagnano da tutta la vita, che sono in grado di influenzare e deformare la nostra percezione dei fatti. Pensiamo ad esempio a quando giudichiamo persone o situazioni. Questa persona è troppo timida, non potrebbe mai parlare in pubblico. Questa persona, tutta tatuata, è una brutta persona, non è degna di fiducia. Non mi piace l'arredamento di questa casa, non mi fido delle persone che ci abitano. La prima cosa da fare è riconoscere che i nostri giudizi sono influenzati dai nostri presupposti, dai nostri pregiudizi, dalle nostre preferenze, anche quando non ce ne rendiamo conto. Anche se mossi da nobili intenzioni, i nostri giudizi possono non corrispondere alla verità. Esaminiamo insieme un esempio che troviamo nelle Scritture. Gesù stava parlando ai discepoli di ciò che gli sarebbe successo a breve. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Marco 8, 32, 33. Pietro pensava di fare del bene facendo cambiare idea a Gesù. Gli avrebbe risparmiato sofferenza e morte, quindi le sue motivazioni erano nobili. In più Pietro pensava, come molti, che il Messia dovesse essere un leader che avrebbe condotto il popolo di Israele alla vittoria contro i Romani. La risposta di Gesù è forte. Non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Le cose degli uomini si oppongono spesso alle cose di Dio. Serve umiltà per riconoscere che il Signore va molto oltre a ciò che noi possiamo vedere o capire. Lui non sbaglia, mentre noi sì. Oggi riconosci i tuoi pregiudizi e sottomettili a Dio. Porta i tuoi presupposti al Signore. Grazie di esistere, Emmanuel Go.